accolto con grande piacere l'invito di Itz per presentare la mia cucina questa sera. Quindi dopo l'uscita da Piazza della Scala faccio questa prima serata qui perché lo ritengo un posto molto interessante e innovativo anche. Questo luogo che hanno creato, perché comunque c'è la possibilità di reperire le materie prime direttamente qua, quindi si scende nel market sotto, si sceglie le materie prime e poi si realizzano i piatti. Una situazione molto interessante per chi fa questo lavoro. Questa sera presenterò, diciamo, dei piatti miei abbastanza conosciuti, che sono un gambero di Sicilia freschissimo, crudo, con una crema di limone salato, una sfera di ricotta con noce moscata emulsionata con un po' di olio extravergine, quindi alleggerita, e ho creato una sfera fredda che fa da unione a tutti gli altri ingredienti, e poi verso sopra dell'acqua di pomodoro, quindi trovo i gusti mediterranei che conosciamo noi. Poi faccio un risotto utilizzando il riso in una maniera classica, conosciuta, con delle olive taggiasche che sono appunto le olive della Liguria, quindi hanno questi sentori un po' iodati, una polvere di cappero e delle erbe fresche messe sopra che danno una sensazione di orto, di giardino. Poi faccio una noccetta di agnello proveniente dalla Sardegna con una salsa alla cacciatora ma molto alleggerita, quindi pomodoro fresco, un po' di olive, basilico, peperoni, con una patata fritta che ha una preparazione non classica, direttamente fritta nell'olio, ma viene cotta prima in un po' di burro e acqua e poi dopo viene raffreddata e fritta, quindi rimane morbida dentro e molto croccante esternamente. Poi in abbinamento ci sarà anche una crema di avocado, quindi di guacamole. Poi come dolce farò una torta di limone con fragoline di bosco e un gelato allo yogurt. Poi alla fine servirò un macaron all'olio extravergine di oliva con un piccolo shot che si beve fatto di limone, menta e sale maldo. Per questa serata abbiamo fatto un abbinamento vini pensando un po' ai piatti, alla stagione. Inizieremo con un aperitivo, secondo me fra i più importanti in Italia come bollicina, che è l'Anna Maria Clemente di Cadelbosco. Con il riso serviremo un vino d'Alsazia, un Nugel, quindi un vino che si abbina molto ai profumi di questo risotto. Con l'agnello un vino toscano, un rosso, un Podere Nuovo di Palazzone del 2009. Per concludere un moscato d'Asti di Isola Bella.